Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby. Cosa dite? Mi dona questa camicia molto festaiola? Ha voluto mettermi molto in maniera molto così sbarazzina. Allora, c'è una guerra che si sta battendo nei Sette Regni, o meglio, nel gruppo gruppo su Facebook de Il Trono di Spade. I fan degli Stark versus i fan dei Lannister. Allora, qualche tempo fa, l'altro ieri, è capitato che un componente di questo gruppo ha pubblicato un video in onore di Ned Stark. E da lì, io che dovete sapere che sono un creatore di putiferi, oltre che essere il re del Miserrimo, è scoppiato un putifero da un commento che io ho scritto. Nel senso che io ho detto che secondo il mio punto di vista, secondo il mio parere Miserrimo, gli Stark sono veramente noiosi rispetto ad i Lannister che sono molto più cazzuti, molto più veri e molto più pragmatici rispetto agli Stark. E lì, apriti cielo, mi volevano linciare. Mi hanno accusato di non essere particolarmente obiettivo. Mi hanno accusato di essere simpatizzante, per i Lannister, soprattutto per Cersei, e non riconosco gli errori che sono stati fatti Lannister. Mi hanno accusato di aver letto delle altre cose. E poi, aspetta, di cosa mi hanno accusato? Di altre cose che adesso non mi ricordo. Allora, analizziamo i punti. Non sono obiettivo. Allora, io quando ho fatto l'analisi degli Stark e dei Lannister sono stato veramente obiettivo. Nel senso che il mio parere è il seguente. Allora, partendo da un presupposto che Martin è stato veramente geniale. Non solo nella creazione di tutto i Sette Regni, non solo nella creazione dei personaggi, ma ha la particolarità di farti vedere il personaggio a 360 gradi. Siamo stati abituati sempre all'immagine del il buono fa cose buone, il cattivo fa cose cattive. Però non ci hanno mai approfondito il perché il cattivo faccia delle cose cattive. Invece Martin, il caro Joe Martin che saluto, ti fa vedere il personaggio a 360 gradi. Allora tu capisci tante cose. Allora, gli Stark in certe situazioni se la sono largamente cercata perché peccano di ingenuità. E questo non lo si deve obiettare. Cioè, nel senso, è vero. Allora, Ned Stark, Lord di Grandinverno, va ad Approdo del Re, giusto? Diventa primo cavaliere. Viene a scoprire che Joffrey non è figlio di. Non è figlio di. Non è figlio di Robert, ma è figlio di Jaime. Nato da un incesto. Ok. Conclusione: gli tagliano la testa. Perché? Perché non riesce a capire. Non è riuscito a capire i meccanismi della corte di Approdo del Re. Non riuscite a capire chi veramente tira le fila di Approdo del Re e che cosa è successo, che alla fine gli hanno tirato la testa. È morto. Ma non solo, ma gliel'ha stato detto anche implicitamente, cioè nel senso Cersei, quando l'ha affrontata di petto, altra scelta veramente da suicidio, come andare proprio contro un camion o come andare a sparare contro la Croce Rossa, gli ha detto: amore, nel gioco del trono o si vince o si muore. Quindi lui doveva capirla questa cosa qui, doveva capirlo che, insomma, che doveva farsi un po' i fatti propri perché sennò ci avrebbe messo la pelle. E invece no, continua nella sua strada e alla fine che cosa è successo? Che ha fatto la stessa fine di Maria Antonietta, cioè che la testa gliel'hanno mozzata, però in quel caso non c'era la ghigliottina. Partiamo poi, continuiamo con Catelyn Stark. Catelyn Stark non è assolutamente una buona madre, non è assolutamente una buona madre perché in primis abbandona Bran quando è ancora in fin di vita, che cade dalla torre e rimane in fin di vita. Non sa assolutamente se vivo o se muore e prende e se ne va come una deficiente. Ha un comportamento completamente disgustoso nei confronti di Jon Snow. E la gente fa: sì, vabbè, ma tu la devi comprendere, la devi capire perché in quella situazione, sì, va bene, ho capito tutto quello che volete. Ma nel momento in cui si trova in quella situazione, io avrei preferito più una Catelyn che l'avesse completamente ignorato, piuttosto che una Catelyn che le avesse detto: tu dovevi essere al posto di Bran, ma io ti sputino un occhio come minimo.
Con Rob ha fatto veramente una cosa. E le care nozze rosse, signori, è un altro che gli Stark se la sono cercata. È inutile trovare delle giustificazioni. Cioè, può essere che questo qui, allora, doveva sposare la Frey. Ha sposato un'altra. Si presenta lì e gli dice: guardate, io ho sposato un'altra perché quando l'ho vista mi è subito tirato. Va bene. Ma speravi proprio che la persona che Lord Frey ti avesse lanciato delle rose, ti avesse offerto degli cioccolatini, ti avesse dato una pacca sulla spalla? È logico che poi alla fine hai fatto la fine che hai fatto. E la madre doveva capirlo quando si è presentata davanti al fatto compiuto. Invece di dargli due lordoni sul muso al figlio, che cosa ha detto? No, in primis è il mio re e poi è mio figlio. Deficiente, dovevi fare il contrario, almeno non ti accoppavano. Porca miseria, che poi tra l'altro Martin ha avuto la genialata di farla risuscitare, ma porca miseria. Cioè veramente, ma perché? Perché dico io? Partiamo poi con Sansa. Sansa è una roba veramente da orticaria. Cioè veramente io l'ho odiata dall'inizio, dal primo POV del Trono di Spade fino a dove è arrivata, che poi alcuni personaggi vengono comunque abbandonati. È veramente di una pesantezza e di un'ingenuità anche lei che sono veramente estreme. Cioè, questa qui appena uno le dice ciao, come stai? Fa subito la lista nozze. Ma veramente sei una deficiente, sei una cretina. Primo. Secondo, aspetta sempre che gli altri la prendano e la tirano fuori dai casini. No? Aspetta sempre il treno che passi. No, ma io sto aspettando. Terza cosa, non è un personaggio passivo perché non agisce. Ti maltrattano? Vieni maltrattata da Joffrey. Cerca in tutto il modo di reagire. Usa un po' di astuzia. Usa un po' di buon senso. Ma questo buon senso non c'è. Ma tu devi capire che comunque lei ha 13 anni, eccetera, eccetera. Ma non c'entra niente. Perché comunque questo fatto di essere cretina lo mantiene sempre. Non c'è un'evoluzione. Dopo la morte del padre, lei continua imperterrita nel suo coso. È ottusa. Mentre avrebbe dovuto cambiare, avrebbe dovuto fu tirare fuori gli attributi. Cosa che assolutamente non ha fatto. Passiamo poi a Rob, altro deficiente che si mette a giocare a fare il re. Si sposa, doveva sposarsi con la Frey per avere l'alleanza con le Torri Gemelle. Poi alla fine cosa succede? Alla fine ne sposa un'altra e madre e figlio vengono uccisi. Ma va? La gente si è strappato i capelli dopo che ha visto questa scena e ha cominciato a piangere. Allora, sì, ragazzi miei, ma se le sono anche cercate, logico che con quel matrimonio che facevi era un affronto e lui te l'avrebbe fatto pagare perché glielo dai proprio su un piatto d'argento. È inutile, basta. Poi c'è Arya. Arya forse è un po' quella che si salva in corne, però è anche lei abbastanza. Lei agisce, non è come Sansa che sta lì come una deficiente sulla sua nuvoletta Speedy. Arya è più una che agisce, però secondo me agisce veramente un po' male. Nel senso che prima si trasforma in una specie di Kill Bill volume 7, no? Che comincia a uccidere la gente. Adesso si è messa a fare la serva da Braavos dopo che ha ucciso il mastino, che anche lì non ha un minimo di riconoscenza nei confronti di quello lì. Ho capito che avrà fatto delle cose orrende, però lui poteva benissimo ucciderti e invece non l'ha fatto. E lei? Riconoscenza zero, cosa che vabbè, sono Stark. Adesso si mette a fare la serva, è diventata anche cieca, tipo Topazio in Grecia Colmenares in Topazio. Adesso le hanno detto se voleva riacquistare la vista, lei ha detto di no, e mi sono fermato a quel punto lì. L'unico forse che si salva, secondo me, è Jon Snow, ma anche lui comunque ha delle anche lui ha delle pecche perché lo prendono e lo mettono dove vuole. Il tipo gli dice. Il Mormont gli ha detto vai con i bruti, lui va con i bruti, poi vai qui e lui va qui. Adesso si è ritrovato poverino tra la Cosa Rossa e Stannis che gli hanno rotto le sfere, le uova del drago. È diventato comunque Lord capo dei Guardiani della Notte, però comunque non è cambiato niente perché il piattume di Jon Snow è veramente insopportabile. E questo viene aggravato anche dal fatto che l'attore non ride. Amore mio, esistono le risate. Non puoi avere sempre quella faccia inespressiva da uno che ha perso le barche a mare o che ha appena naufragato e si è salvato. Amore mio, ridi tesoro, ridi, che anche quando ha fatto Pompei è stato veramente. Sì, amore, puoi avere tutto l'addominale del mondo, però bah. Abbozzano un sorriso, Madonna santa, cioè veramente una roba orrenda. E l'unico
proprio che io odio quasi al pari di Sansa, che veramente mi fa venire l'orticare, ma mi fa venire anche il nervoso, è Bran. Bran è quello che poverino è caduto dalla torre dopo che Jaime Lannister l'ha spinto dalla torre, in quanto lui aveva scoperto della tresca tra lui e la Cersei. Va bene, va a cercare questo corvo che lo tormenta sempre nei sogni, questo corvo con tre occhi, e viaggia, e va bene. Però non puoi continuare a farti le seghe mentali, non puoi continuare a piangerti addosso, a dire: "Eh, ma io sono Rob, sono Bran lo spezzato. Eh, ma io aver dovuto diventare Lord di Grand'Inverno. E ma io qui, e ma io lì." Sì, tesoro, devi reagire. Bisogna reagire nella vita. Questi comportamenti, cioè l'ingenuità che accomuna un po' tutti gli Stark, non sono neanche paragonabili ai Lannister. I Lannister sono una delle case che io preferisco perché sono pragmatici, sono astuti, non hanno paura di sporcarsi le mani, non hanno paura di sbagliare. È questo che a me piace. Tywin Lannister. Tywin Lannister è il padrone, quello che riesce astuto, riesce a governare. Poi abbiamo la povera Cersei, la Cersei lasciamola dopo. Jaime Lannister parte con che uno lo odia sostanzialmente per quello che ha fatto a Bran, perché io non è che lo abbia amato, però poi ha un cambiamento, cosa che in questo cambiamento negli Stark non si vede, soprattutto in Sansa, che deficiente è all'inizio e deficiente è ancora quando la portano a Nido dell'Aquila, soggiogata dalle attenzioni del ditino. Rimane sempre così. Invece Jaime comunque ha un processo di cambiamento. Tyrion è quello che è il più amato di tutti i Lannister. Ma perché? Perché innanzitutto ci insegna che anche se la vita con te è stata ingiusta, tu devi comunque reagire, devi vedere un qualcuno. Secondo, che devi essere astuto, devi conoscere il tuo nemico e devi batterlo sul tempo. Lui, quando diventa il primo cavaliere del re, non si fa mettere i piedi in testa, non viene decapitato. Perché? Perché conosci i meccanismi, cosa che non ha capito Ned Stark, perché è rimasto sempre impantanato nel senso dell'onore e nel senso del fare la cosa giusta. Poi chi c'è? Vabbè, Joffrey, ovviamente si può dire che la sua pazzia non è colpa sua. Non è colpa sua in quanto lui, la genetica dice che un rapporto tra due consanguinei non giova al feto. Quindi la schizofrenia di Joffrey è forse data anche da quello. Cersei è il personaggio in tutto che io amo in assoluto. Perché? Primo, io non ho mai incontrato un personaggio donna in tutti i romanzi, sia fantasy che non, che tirasse fuori le palle. Allora, ho incontrato donne che sono veramente cristallizzate, non solo nel ruolo di moglie e di madre, ma sono veramente delle amebe, cioè non hanno capacità di reagire, in contrapposizione a Sansa, che è veramente una deficiente. Cersei tira fuori le palle, tira fuori il carattere. Primis. Se secondo, è una donna indipendente, una donna che vuole essere indipendente, una donna che non si accontenta di essere cristallizzata in moglie e madre. Tu devi stare zitta perché sei donna. No, lei che cosa fa? Incendia la torre del primo cavaliere, e la torre sappiamo che simboleggia un simbolo fallico. Quindi lei è una sfida che fa nei confronti degli uomini, e gli dice: "Io adesso vi faccio vedere di che cosa sono capace. Ormai voi non avete più il potere, adesso ce l'ho io, e vi faccio vedere che io so fare meglio so fare meglio di voi." Perché non è giusto che voi mi cristallizzate solo in moglie e madre. È una donna comunque che perde un figlio e quindi si scatta un meccanismo di paura, di perdere anche altro figlio, di vedere nemici ovunque, perché comunque lei non sa chi ha ucciso veramente suo figlio, lei crede che sia stato Tyrion. Vede Margaery Tyrell una nemica. Vede anche una rivale, perché lei non è più giovane.
mentre Margery è nel fiore degli anni, c'è anche quella, questo tipo di invidia. Quindi è solamente da capire, è solamente da capire e da amare, perché è vero che lei poi si è rovinata con le sue stesse mani perché facendo delle scelte sbagliate, ma queste scelte sbagliate sono una conseguenza di quello che gli è successo. Quando è morto il figlio, lei è come se avesse perso tutte le certezze. Jamie torna, è vero, però è cambiato, non è più l'uomo che lei ha conosciuto. Quindi che cosa succede? Le sue certezze crollano e quindi scatta quel meccanismo di paranoia e di paura che poi l'ha portata a fare le scelte che ha fatto. Io non dico che Cersei non abbia fatto scelte sbagliate, per amor di Dio, sto solamente dicendo che comunque lei è da capire e da comprendere nel suo contesto. E io la amo proprio perché è una donna forte, una donna che non si sporca le mani, è una donna che vuole la sua indipendenza, è una femminista ante litteram. Perché mentre la Catelyn si cristallizza sempre nel ruolo di madre, di moglie, fa anche la badante del padre che poi sta lì per crepare e non crepa fino al quinto o sesto volume, penso, quinto sesto volume, adesso non mi ricordo. È lì lì, è lì lì, è lì lì, si mette a fare, comprende, fa, è sottomessa. La Cersei è una che tira fuori i coglioni, dice ma porca miseria, cioè veramente, e questo comportamento cioè, doveva avere Catelyn nei confronti del bamboccio di suo figlio che doveva tirare due lordoni, perché se no non si sarebbe trovata in quella situazione. Eh sì. Poi Tyrion è la contrapposizione di Bran. Mentre Bran si piange addosso, Tyrion non si è mai pianto addosso, ma anche quando era bambino. Lui ha sempre affrontato le avversità. È vero che comunque la vita mi ha fatto nascere nano, ok, però questo non mi dà nessun diritto di piangermi addosso. E nessuno deve avermi il diritto di offendermi. E io ho il diritto di far vedere quello che valgo. E questo è il messaggio che fa capire Tyrion, secondo me. Ecco perché io amo i Lannister. I Lannister sono molto più pragmatici, molto più complicati, hanno mille sfaccettature. Mentre gli Stark si cristallizzano tutti nella lealtà, bontà e ingenuità. E questi che sono gli Stark. Gli Stark poi sono quei personaggi che comunque uno incontra sempre in un libro fantasy. Il buono che fa cose buone, mantiene il senso della realtà. Ma che palle! Cioè, ci sta anche che in un romanzo ci siano questi personaggi così complicati, così pragmatici e con mille sfaccettature, che non hanno paura di sporcarsi le mani, che odiano il proprio fratello perché lo ritengono responsabile della morte della madre e lo ritengono responsabile anche della morte del figlio. Personaggi che cambiano, che hanno un cambiamento durante il percorso e non rimangono cristallizzati sempre sulla cara nuvoletta come sta Sansa che sta lì e dice vieni giù dalla nuvoletta che ti porto in salvo. Cioè, veramente. Tywin Lannister, sì, ho capito, è comunque uno che usa i figli come dei burattini, è vero, però comunque è uno che sa governare, è uno che è astuto, è uno che sa come muoversi in un contesto governativo. Mentre Rob che cosa ha fatto? Ha fatto una cazzata dietro l'altra e si è completamente rovinato quel sistema. E vabbè, ma tu devi capire che l'età, ragazzi, ma l'età non c'entra niente, l'età è solo un numero. Cioè, una persona può avere 16 anni e avere la maturità di 30. Una persona può ne avere 50 ma avere la maturità di un 14enne. Non ci nascondiamo dietro l'età, perché molte persone dicono, vabbè, ma l'età, tu devi capire, ma non c'entra assolutamente niente l'età. Perché io posso avere 20 e passa anni. Per avere una maturità tale e delle esperienze tali che mi hanno portato a essere più maturo della mia età. Invece, una persona di 50 anni che può comunque avere un cervello di 14, quindi l'età non c'entra assolutamente niente. E la povera Sansa, ma lei è letale, tu devi capirla perché dico, no, non capisco un bel niente. Cioè, la capivo prima della morte del padre, ma una volta che è morto il padre, lei doveva tirare fuori le palle e non stare lì come una deficiente sul pero. Che poi arriva il giullare che dice, ah, scendi cara Sansa, scendi, che adesso ti porto io in salvo. Cioè, veramente ragazzi, io non capisco proprio questa osannazione degli Stark che sono veramente noiosi, a mio parere. Adesso tutti i fan degli Stark mi possono linciare, linciatemi pure, ditemi le peggio cose, ma io la penso così. Viva Cersei, viva i Lannister e lunga vita ai Lannister. Il mio sogno qual è? Quello di vedere Cersei Lannister seduta sul trono di spade e governare per i secoli di secoli. Amen. Alla prossima.